Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questa stupenda maglietta top down che io ho deciso di chiamare maglietta malefica. Questo perché mentre la stavo realizzando mi stavo vedendo il film della Disney Maleficent, quindi diciamo che ho deciso di dare questo nome giusto perché non sapevo che altro nome dargli. Ma per quanto riguarda il filato, io ho deciso di utilizzare quello della Mistrico Filati linea Miss Baby Soft, che vi ricordo che è 100% cotone, soft, pettinato, gasato e mercerizzato. Ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 175 metri, e io ho utilizzato questo rosso che è il 100, scusate, che è il colore numero 24, che dal vivo, se, cioè dalla telecamera, sembra un rosso un po' acceso, ma in realtà è un rosso che va su più sullo scuro, quasi un rosso sangue, se così vogliamo dire, però da qui sembra invece un rosso più vivo, però è più scuro. Anche se lo metto della telecamera sembra più acceso, ma in realtà è quello più scuro. Va bene, se ricorderete, io ho già utilizzato questo stesso filato per creare la maglia candy e la maglia Bon Ton. Questa volta ho deciso di creare sempre qualcosa in top down, ma più chiusa, che si può indossare anche con sotto solo il reggiseno senza la solita sottoveste o canotta. Per quanto riguarda naturalmente la quantità, questo è del filato, questa è una taglia S e io ho utilizzato 200 grammi del filato lavorandolo sempre solo con l'uncinetto del numero 3. In descrizione vi lascerò il link del sito web Uncinettando con i filati, dove potete acquistare il mio stesso filato anche in tantissimi altri colori, e ce ne sono veramente di alcuni spettacolari. Quindi, partiamo come si lavora questa maglia. È una lavorazione top down. Io nel video naturalmente vi dico per le taglie più grandi delle mie come fare per fare gli aumenti, partendo anche già dallo scollo. Io ho voluto uno scollo stretto, ma voi potete anche preferire uno scollo largo se siete una taglia ML, quindi vi dico più o meno come fare per avere un po' più largo rispetto al mio. Poi naturalmente io a un certo punto mi fermo con gli aumenti per poter poi lavorare senza più aumenti e arrivare a mettere i marcatori, ma anche in quel caso nel video vi spiegherò per chi deve continuare a fare gli aumenti come deve fare. Una volta poi messi i marcatori e lavorato fino ad arrivare sotto al seno, sono passata a lavorare con un altro motivo che si realizza ripetendo due giri. È un motivo molto semplice, ho deciso di farlo forato proprio perché mi piaceva il fatto che fosse completamente coprente sopra, molto forato sotto. Però voi potete decidere anche di farlo meno forato, e in quel caso dovete fare avvicinare un po' di più queste strisce. Io lasciavo tre maglie di base, voi potete lasciarne soltanto due, in modo da avere la lavorazione meno forata, quindi un po' più compatta e anche un po' più a stile svasato, se così vogliamo dire. Una volta poi ripetuti questi due giri fino ad arrivare alla lunghezza desiderata, ho ripetuto lo stesso motivo anche le maniche. Non volevo delle maniche tre quarti, non volevo delle maniche lunghe, volevo delle maniche e delle mezze maniche, quindi ho ripetuto il motivo soltanto tre volte e non ho fatto alcun tipo di bordino. Vi dico solo che per poter terminare e avere questo effetto onde sotto nelle maniche, ho terminato facendo il primo giro del motivo. Non ho fatto poi alcun bordino neanche qui allo scollo. Detto ciò, è una maglietta veramente semplice che si realizza in pochissimo tempo e quindi è perfetta per essere fatta in questo periodo dove fa caldo e quindi non abbiamo tempo da perdere e voglia di rifare. Quindi vogliamo le cose più semplici possibili da poter realizzare. Ah, io con questo video vi informo già che per le prossime settimane uscirà soltanto un altro video. Questo perché io il 6 parto, vado a trovare mia sorella Udine e sarò fuori fino al 17. Quindi per questi giorni non avrò la possibilità di registrare. Cercherò di terminare un'altra creazione prima di andare e di metterla in programma in modo tale da farla uscire mentre sono fuori, ma non farò diciamo due video alla settimana come siete abituati a vedere, almeno fino al 17. Poi quando si tornerà a lavorare a pieno ritmo e vi farò già vedere alcuni filati invernali. Detto ciò, come sempre, se decidete di realizzare questa maglia, mi raccomando, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Spiruzzare, e se acquistate il filato presso Uncentando con i Filati nella Merceria Coleti, potete taggarci o su Facebook nella pagina Merceria Coleti o su Instagram su Uncentando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Miss Baby Soft, che è 100% cotone, soft, pettinato, gasato, mercerizzato. Il colore che ho scelto è il numero 24, che è questo rosso molto scuro, direi quasi tendente a un rosso sangue, ma forse sarebbe troppo scuro in quel caso, però è un bel rosso scuro. Allora,
Io lavorerò con l'uncinetto del 3 e ho montato 124 catenelle. Questa è una maglia top down, quindi si parte dall'alto. Mi raccomando, taglia ML. Allora, taglia M andate ad aumentare, se volete il collo più largo, di 8 catenelle, in modo tale che quando poi andremo a dividere le parti per creare la parte avanti, la parte dietro, le due parti delle maniche, rispetto a me dovrete mettere sempre due maglie alte in più. Poi vedrete bene come. Taglia L, se volete aumentare lo scollo, andate a mettere 16 catenelle in più, in modo tale da avere 4 maglie alte in più per ogni lato. A questo punto possiamo fare il primo giro, in modo da renderci ben conto di quello che vi ho detto per gli aumenti delle taglie. Allora, vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. Catenella di separazione, rientro dentro e vado a fare una maglia alta. Adesso io devo fare 40 maglie alte. Una taglia M ne andrà a fare 42, una taglia L ne andrà a fare 44, quindi una maglia alta in ogni catenella per, nel mio caso, arrivare a una taglia ad arrivare ad avere 40 maglie alte. Poi vi farò vedere come continuare. Realizzate le 40 maglie alte, vado a fare di nuovo l'angolo, quindi prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e nella catenella successiva realizzo una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Adesso devo fare la manica e in questo caso vado a fare 20 maglie alte, una in ogni catenella. Mi raccomando, 22 maglie alte una taglia M, 24 maglie alte una taglia L. Quindi andiamo a fare una maglia alta per un totale di 20 maglie alte e poi vi farò rivedere come continuare. Le nostre 20 maglie alte, vado nell'archetto successivo, nella catenella successiva, e vado di nuovo a fare un ventaglio, quindi una maglia alta, una catenella, rientro un'altra maglia alta. E adesso andiamo a fare una maglia alta in ogni maglia alta per un totale di 40 maglie alte. Questo nel caso della taglia M, nella taglia S, taglia M 42, taglia L 44. Quindi andiamo a continuare, nel mio caso, facendo 40 maglie alte fino ad arrivare all'ultimo angolo, dove poi vi farò vedere di fare l'altra manica e naturalmente dovremo andare a fare di nuovo 20 maglie alte. Però nel frattempo io continuo a fare le mie 40 maglie alte. Ho terminato anche le mie 40 maglie alte e adesso vado a fare l'ultimo angolo, quindi vado nella catenella successiva e realizzo una maglia alta, una catenella, rientro un'altra maglia alta. E adesso vado a fare, nel mio caso, le ultime 20 maglie alte, mentre nel caso di una M ne state facendo 22, nel caso di una L ne state facendo 24. E continuiamo, quindi una volta terminato questo vi farò vedere come andare a fare il secondo giro. Quindi sto terminando il primo giro, ho fatto le ultime 20 maglie alte, vado alla terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Bene, adesso non dobbiamo fare altro che andare a allargare la nostra lavorazione fino ad arrivare alla larghezza che ci serve per mettere i marcatori. E per fare ciò la cosa è semplicissima. Io con una maglia bassa vado nell'archetto del ventaglietto e vado a fare il mio ventaglietto, quindi 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una catenella di separazione e rientro un'altra maglia alta e poi vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi anche quella del ventaglietto, vedete, io vado sopra e vado a fare una maglia alta e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare all'archetto successivo e vi faccio rivedere come fare. E andiamo a fare questi aumenti fino agli aumenti desiderati. Io naturalmente poi vi dirò se a un certo punto con gli aumenti della manica mi sono fermata e come naturalmente vi farò vedere anche come fare per fermarsi, per fare gli aumenti solo nella parte avanti e dietro e non più nelle maniche. Comunque io adesso continuo a lavorare fino ad arrivare al ventaglietto e poi vi farò vedere appunto come fare di nuovo nell'angolo e poi continueremo da sole fino, vi dirò sempre di nuovo, fino a quando non mi fermerò per gli aumenti, vi farò vedere naturalmente come fare anche a voi per fermarvi.
sto, vedete, sono arrivata all'angolo successivo, quindi vado a fare una maglia alta nel sopra la maglia alta del ventaglietto e all'interno della catenella vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta e di nuovo maglia alta sopra la maglia del ventaglietto e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi questo è quello che dovrò fare per tutto il secondo giro e questo secondo giro è quello che andrò sempre a ripetere fino a, come vi ho detto prima, arrivare dove poi io mi fermerò con gli aumenti per le maniche e vedere se invece devo continuare a fare degli aumenti avanti e dietro, e poi vi dirò quanti giri naturalmente ho fatto prima di mettere i marcatori e dividere così e alla nostra maglietta e andare a fare la nostra parte di sotto. Allora, sono a quota 8 giri e come aumenti io mi fermo sia per quanto riguarda gli aumenti della manica sia per quanto riguarda gli aumenti nella parte centrale. Quindi adesso vi faccio vedere come fare per non fare più aumenti. La maniera è molto semplice, perché vado con una maglia bassissima all'interno dell'archetto e vado a fare il mio ventaglietto, quindi 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, una maglia alta di separazione e rientro un'altra maglia alta. Adesso invece di andare a fare una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglietto del giro precedente, salto e vado direttamente nella seconda maglia alta e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare al secondo angolo, e anche in quel caso vi farò vedere come fare per poter non fare più aumenti. Se invece, e questo ve lo dico già, voi volete fare un aumento, continuare a fare gli aumenti nella parte avanti e dietro ma fermarvi nelle maniche, che vi spiegherò bene come fare quando ci troveremo in questo, nel secondo angolo, perché sarà più facile per me spiegarvi come fare. Quindi adesso continuo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare secondo angolo e farvi vedere come non fare più aumenti o come fare gli aumenti solo da una parte. Allora, sono arrivata al secondo angolo e vedete, io adesso salto l'ultima maglia alta, entro direttamente nell'archetto e vado a fare il mio ventaglio, quindi una maglia alta, una catenella, rientro una maglia alta e salto di nuovo la prima maglia alta, quindi quella del ventaglio, e vado direttamente nella seconda e vado a fare una maglia alta. Quindi questo è per chi deve sempre fare, non deve fare più aumenti. Se invece voi volete fare gli aumenti qui nella parte centrale e non più nella parte della manica, allora quando abbiamo fatto il ventaglio qui, noi dovevamo fare, per aumentare sempre nella parte centrale, andare a fare sempre una maglia alta anche sopra la maglia alta del ventaglio, e una volta arrivati al secondo ventaglio fare ancora una maglia alta sopra la maglia alta e poi il ventaglio. E poi, per non fare più aumenti invece nella parte della manica, saltiamo la prima maglia alta, quella del ventaglio del giro precedente, e andiamo a fare una maglia alta nella seconda. Quando si arriva al terzo angolo si salta l'ultima maglia, si va a fare il ventaglio e si fa di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta anche in quella del ventaglio. Questo serve se voi dovete smettere di fare gli aumenti nella parte della manica ma continuare a fare gli aumenti nella parte davanti o dietro. Io invece, facendo saltando sia l'ultima maglia alta che la prima maglia alta, quindi la maglia alta del ventaglio, non vado a fare più aumenti, perché per me vanno benissimo questi. Io adesso farò altri giri fino a che potrò mettere il marcatore. Penso che arriverò a fare almeno 10, forse 11 giri e poi metteremo i marcatori. Vi farò vedere come continuare. Questa lavorazione arriverà fin sotto al seno, quindi questa lavorazione di maglie alte. Arrivati sotto al seno faremo un altro motivo per rendere la maglia più sbarazzina sotto. Allora, per mettere i marcatori io alla fine ho ripetuto il giro per arrivare a un totale di 14, quindi da quando ho iniziato ho fatto gli aumenti e poi ho terminato, ho fatto un totale di 14 giri e poi sono andata a mettere i marcatori. Naturalmente i marcatori l'ho messa all'interno del ventaglietto, sia avanti che dietro, sia da questa parte che da quest'altra parte, e adesso andremo a fare il corpo della nostra maglietta in maniera molto semplice, perché andremo a fare fino ad arrivare sotto il seno sempre i giri di maglia alte. Ora io, come vedete, il primo marcatore ce l'ho proprio dove terminavo il giro, quindi lo levo per farvi subito vedere come unire la parte dietro dalla parte avanti. Vedete, io terminavo, adesso mi avvicino anche con la telecamera così potete vedere meglio.
Eccoci. Allora, io devo fare adesso una maglia bassissima che mi porta all'interno del ventaglietto davanti e del ventaglietto dietro. Quindi vedete, vado a prendere il filo e vado a fare una maglia bassissima. E a questo punto realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. 1, 2, 3. E vado a lavorare sul davanti del lavoro. Vedete, ho quindi chiuso qui la mia manica e vado a lavorare sul davanti del lavoro, andando a fare questa volta una maglia alta dove ho la maglia alta del ventaglio, in questa maniera. E adesso continuo a lavorare normalmente andando a fare una maglia alta in ogni maglia alta. Continuo a lavorare così fino ad arrivare al secondo marcatore e anche in quel caso vi farò vedere come passare dalla parte davanti alla parte dietro. Sono arrivata dove ho il secondo marcatore. Vedete, qui ho il mio ventaglietto, quindi vado a fare una maglia alta nella maglia alta della prima maglia alta del ventaglietto. Tolgo il marcatore e vado a fare una maglia alta entrando sia nel ventaglietto del davanti che nel ventaglietto del dietro. E vado a fare una maglia alta. Mi giro quindi dietro e vado a fare una maglia alta nell'ultima maglia alta del ventaglietto. Vedete, qui ho il ventaglietto, ho la maglia alta e la catenella dove ho fatto la maglia alta, e vado dove ho l'altra maglia alta e faccio una maglia alta. Ho chiuso così anche il mio secondo scalfo e adesso continuo a lavorare normalmente una maglia alta sopra ogni maglia alta e terminerò fino ad arrivare sotto al seno facendo sempre una maglia alta sopra la maglia alta. Voglio solo dirvi una cosa: quando arrivate a chiudere il giro, quindi quando si arriva dove abbiamo iniziato, che io qui ho fatto la maglia alta per alzarmi, andrete a fare l'ultima maglia, vedete qui ho la maglia, le 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, andrete a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, una maglia alta sopra la prima maglia alta del ventaglio e poi chiuderete il giro andando a fare una maglia bassissima nella terza catenella e da lì faremo sempre una maglia alta sopra la maglia alta per tot giri, che alla fine vi dirò naturalmente quanti giri ho fatto per arrivare fin sotto al seno, forse qualche centimetro in più sotto al seno, devo ancora un po' decidere, e poi vi farò vedere come realizzare il secondo punto di questa maglietta. Dallo scalfo in giù ho ripetuto il giro di maglie alte per 14 volte, quindi 14 giri, e adesso sono arrivata quindi sotto al seno, posso andare a cambiare il mio motivo passando a fare un motivo un po' più particolare. E andiamo a fare in questa maniera. Un'ultima cosa vi voglio dire: quando contate gli ultimi giri, contate le maglie alte, cercate di avere un multiplo di 12 catenelle, di 12 maglie alte, quindi io ne ho 112, voi infatti ho dovuto fare nell'ultimo giro stringerne due insieme perché ne avevo 113, quindi mi raccomando, prima di passare a fare l'altro motivo, aumentate o diminuite le maglie alte per avere un multiplo di 12. Naturalmente se la maglietta vi dà larga, allora stringete, se invece vi va stretta, allora mettete delle maglie alte in più proprio per arrivare a un multiplo di 12 maglie alte. Quindi a questo punto possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Mi avvicino con la telecamera così potete vedere meglio. Ecco, prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base, vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 maglie alte, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 maglie alte, ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e vado a realizzare 2 maglie alte, 1, e rientro 2. Una catenella, prendo il filo, rientro, altre 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3,
salto 3 maglie alte, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 maglie alte, ricomincio da capo, facciamo 3 volte insieme, entro nella quarta e realizzo 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 maglie alte, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 maglie alte e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto per terminare anche il primo giro, entro con l'uncinetto nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Prendo il filo, entro nell'archetto di una catenella e realizzo 2 maglie alte, 1 e rientro 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2. Sto terminando il primo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, una maglia alta nella maglia alta successiva, 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Catenelle 1, 2, 3 e 4. Prendo il filo, vado nel salto tutto, vado direttamente dove ho la, scusatemi, sì, 4 maglie, 4 catenelle, vado direttamente dove ho il ventaglietto successivo e ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra la maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 1, 2, una catenella, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado sopra la seconda e realizzo una maglia alta. 2 maglie alte nell'archetto di una catenella. 1, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. 1, 2. Una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e si ricomincia da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto per terminare il secondo giro, ho fatto le 4 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Bene, questi sono i due giri che andremo sempre a ripetere. Adesso vi faccio vedere come ricominciare a fare il primo. Con delle maglie bassissime mi porto dove ho l'archetto di una catenella. Quindi vado a fare delle maglie bassissime fino a ritrovarmi dove ho l'archetto di una catenella. E vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Rientro dentro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'archetto di 4 catenelle, entro dentro e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Vado dove ho l'archetto di una catenella e vado a realizzare 2 maglie alte, 1, 2,
catenella di separazione e rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'archetto di 4 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo quindi per tutta la lunghezza della mia maglia, ripetendo il primo e il secondo giro. Io alla fine naturalmente vi farò sapere quante volte ho ripetuto questi giri e quanto mi è venuta lunga la mia maglietta. Allora, ho ripetuto il secondo motivo per 12 volte per arrivare alla lunghezza desiderata e per finire ho rifatto il primo giro, quindi ho ripetuto i due giri per 12 volte e alla fine ho ripetuto il primo giro per poter terminare, come vedete, in modo da avere la maglia bassa, cioè questa cosa ad onde, questa diciamo bordino ad onde. Adesso ho deciso di fare questo motivo anche per le maniche, non maniche lunghe, non maniche tre quarti, ma diciamo delle mezze maniche, quindi ripeterò i due giri per penso 2-3 volte e vi faccio vedere come. Allora, andiamo qui dove abbiamo la nostra scalfo della manica, lavorerò sempre con l'uncinetto il numero 3, prendo il filo, mi avvicino un po' con la telecamera così potete vedere meglio, ecco. Io parto da sotto, quindi qui vado da dove ho uno di questi due fori o se volete proprio dove abbiamo la maglia alta, quindi qui ci agganciamo con il filo e andiamo a fare le nostre 3 catenelle che sono la prima maglia alta, quindi 1 2 3, prendiamo il filo, rientriamo e facciamo un'altra maglia alta, una catenella di separazione, prendiamo il filo, rientriamo altre 2 maglie alte, quindi 1 2 3 catenelle, 1 2 3, saltiamo 3 maglie alte, andiamo nella quarta e facciamo una maglia bassa, di nuovo 3 catenelle, 1 2 3, saltiamo 3 maglie alte e ricominciamo a fare il nostro ventaglietto, quindi 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte, 1 e 2, 3 catenelle, 1 2 3, saltiamo 3 maglie alte, entriamo nella quarta e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle, saltiamo 3 maglie di base e ricominciamo. Quindi vedete, stiamo facendo esattamente lo stesso giro di prima. Ora io non sono andata a contare le maglie alte, ma verso la fine farò in modo comunque di trovarmi, anche se salterò meno maglie alte o più maglie alte, vi farò sapere. L'importante è che torniamo, che termineremo qui con una maglia bassa per poter fare le catenelle e agganciarci al ventaglietto. Quindi io continuo così, vi dirò alla fine quante ventagli ho, in modo tale da farvi capire un po' più o meno come ho lavorato. Allora, io ho fatto 5 ventagli, l'ultimo ventaglio, quindi ho fatto la maglia bassa, l'ultimo ventaglio invece di saltare 3 maglie alte ne ho saltati 2 e sono andata a fare il ventaglio nella terza. Ho fatto le 3 catenelle e di nuovo la maglia bassa la sono andata a fare nella terza maglia alta e non nella quarta, in modo tale da poter fare di nuovo 3 catenelle, saltare 2 maglie alte e andare a fare una terza, una maglia bassissima e terminare il giro. Quindi ho fatto un po' meno spazio, ho lasciato meno spazio per poter fare 6 ventagli e adesso torno a lavorare normalmente il mio secondo giro come lo lavoravamo prima, quindi 3 catenelle che sono la nostra maglia alta, una maglia alta nella maglia alta successiva, 2 maglie alte nell'archetto di una catenella, una catenella, rientriamo altre 2 maglie alte e continuiamo normalmente come abbiamo sempre fatto fino adesso. Alla fine vi farò sapere quanti motivi ho fatto, penso che ne farò massimo 3 perché no, come vi ho detto, voglio delle mezze maniche, non voglio delle maniche lunghe, quindi alla fine vi dirò quanto ho fatto, vi dico già che poi non farò alcun tipo di bordino, quindi alla fine la mia maglia poi sarà terminata. Allora, ho finito di fare le mie mezze maniche, come vi ho detto il motivo alla fine l'ho ripetuto 3 volte, sia da questa parte che da questa parte, terminando sempre poi con il primo giro. Quindi ho terminato la mia maglia, non faccio alcun bordino, adesso eliminerò soltanto i fili.